Via. Ed eccoci qua, terminato il lavoro di cucitura, mi raccomando, fate il giro di tutti i tappeti e controllate che non ci siano fili sporgenti. Tagliate via tutto, questo è il mio risultato. Vi dirò, a me piace così, ma se volete personalizzarlo potete attaccare dei pizzi, del macramè, dei merletti oppure altri pezzi di stoffa avanzati, arricciati, in base alle vostre preferenze e ai vostri gusti. Questi sono i tappeti che ho realizzato oggi con voi. Come vedete, sono in spugna, quelli che ho scelto io, in modo che una volta appoggiati i piedi, l'acqua non se ne vada, ovviamente dopo la doccia. Uno, due e tre. E andiamo a vedere come stanno in bagno.